però soltanto la presenza nostra qua, ci siamo insegnanti di giovani e meno giovani, di tutte le discipline, con esperienze personali e culturali e politiche diversissime, quindi cioè, siamo proprio rappresentativi, credo che così sia anche nelle altre classi, nelle altre scuole. Poi, come sempre, un po' anche noi siamo partiti forse tardi, insomma, ma perché alla fine la scuola italiana si basa sul volontarismo, no? Sul volontariato, cioè c'è veramente questa da parte poi di tutti, in particolare del corpo docente. Quindi si cerca in tutti i modi di fare il proprio lavoro, di andare avanti e alla fine si affrontano le questioni in maniera molto realistica, abbiamo fatto anche stavolta, però adesso non si poteva più tacere. Ecco, credo che alla fine questo abbiamo aspettato anche per evitare sicuramente le elezioni politiche, le elezioni, tutto il resto, però abbiamo deciso di riprendere la parola e speriamo adesso che ci ascoltino in molti, vogliamo andare avanti e parlare a tutti i nostri colleghi, agli studenti, a tutta la città e farci sentire, questo è un po' il senso, no, del documento, con proposte precise, valutazioni, perché se le guardate, cioè, non è che c'è, è molto, molto precise, è anche molto articolato il documento, molto, e dietro ci sta l'impianto, il parlato tra Santinelli, che credo che questo sia largamente condiviso da tutti coloro che operano nella scuola. Ecco, solo per aggiungere, il ritardo con cui si esce con questo documento è relativo, nel senso che noi abbiamo cominciato già anni fa a costruire percorsi di carattere innovativo sull'impianto del nostro liceo scientifico tradizionale. Eravamo già usciti nel 2008 con un documento unitario, avevamo già indirizzato tutto questo alle commissioni ministeriali che lavoravano sulla riforma. Il problema è che il canale di accoglienza delle proposte, chiamiamole della base o del territorio, sembra un canale a senso unico, quindi non mi sentirei di dire che ci siamo mossi in ritardo, ci siamo mossi da tempo con segnalazioni, con indicazioni che potessero salvaguardare anche le sperimentazioni in atto, il percorso del doppio, della doppia lingua che già esisteva all'Aselli. E però non abbiamo avuto alcuna risposta, alcuna indicazione operativa, e questo è, secondo me risponde anche ad un fiorire di documenti, la rete di scuole lombarde che si possono contattare, la rete delle scuole cremasche è già uscita con una serie di documenti e siamo in contatto anche con loro, quindi c'è un fermento e un movimento che non ha evidentemente visibilità, o ne ha scarsissima, che viene spesso così sottaciuto e confuso con posizioni politiche. Come si diceva prima, la nostra è un documento, il nostro documento di protesta assolutamente trasversale.